A volte abbiamo bisogno di far combaciare alla perfezione due punti precisi di diverse mesh. Ad esempio, potrei aver bisogno di far combaciare questo spigolo della finestra disegnata in prospetto con il modello tridimensionale. Abilitando lo snap al vertice, posso ottenere un ancoraggio preciso, ma non esattamente quello che serve a me. Come fare quindi per fare in modo che Blender capisca che voglio con estrema precisione far combaciare questo punto con quest'altro? Il trucco sta nei constraint. Il primo passo è quello di impostare l'origine della mesh nel punto desiderato. Entro in Edit Mode, seleziono il vertice, Shift S, Cursor to Selected, esco da Edit Mode, Object Transform, Origin to 3D Cursor. Così facendo, l'origine di questa mesh è nel punto esatto della finestra. Stessa cosa faccio nel modello. Entro in Edit Mode, seleziono il vertice, Shift S, Cursor to Selected, esco da Edit Mode, Object Transform, Origin to 3D Cursor. A questo punto non ci resterà che aggiungere un constraint Copy Location, indicando l'oggetto, il nome della mesh a cui vogliamo applicare la posizione. Ed ecco che i due punti adesso combaciano con estrema precisione. Possiamo infine applicare il constraint come modificatore mediante il comando Bake Action e selezionando le prime tre opzioni. Facciamo clic su OK, il constraint sparisce, lasciando la mesh nel punto desiderato. Per rimanere sempre aggiornato, iscriviti al canale. A presto!